Buonasera, bentrovati. Puntata 14 maggio 2024. Parleremo degli eversivi e lo faremo con l'autore Alessandro Berselli, scrittore e autore. Ciao Alessandro, bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, che felicità essere di nuovo qua. Dopo tanto tempo. Bentornato, infatti. Grazie mille, grazie. È un piacere davvero. Allora, noi abbiamo aperto questa canzone, Wishlist, non è a caso perché io ho conosciuto Alessandro grazie a questa canzone, che è stata suggerita da Alessandro a un'altra nostra ospite, che la salutiamo, Erika Pucci. Salutiamo senz'altro, quindi è un momento romantico anche, quindi, visto che ci siamo conosciuti romantico. Con questa canzone, che meraviglia, certo. Fantastico. Dei Pearl Jam, che è una tua canzone, è anche una tua canzone, poi però fa parte del tuo filone, perché in qualche modo il genere è quello, il tuo genere, diciamo. E poi, vabbè, conosceremo Alessandro anche attraverso la musica, perché la playlist è una playlist fantastica, ma conosciamo meglio il nostro ospite di questa sera, Alessandro Berselli. Chi è, di cosa si occupa? Alessandro, presentati. Allora, quindi momento in cui il mio ego si pasce, no? Sì. Nel raccontare, bravo, quello che fa. Sì. Guarda, per certi versi sarebbe quasi più facile dire di cosa non mi occupo, perché, allora, a parte, noi sappiamo benissimo, è una storia triste quella che vi sto per raccontare, non si vive di arte in Italia, no? Sembra un paese che, all'ultimo censimento sembra che gli scrittori siano più dei lettori, quindi i conti non tornano mai, no? Quindi di scrittura non si vive. So di dare una notizia ferale a chi magari ha velleità, però in realtà davvero chi in Italia riceve di scrittura sono veramente molto pochi. Allora, quindi il mio lavoro principale, io mi occupo di editoria scolastica, quindi quello che sono responsabile commerciale per la casa di Zanichelli, scrivo romanzi, mi occupo di crime, faccio corsi di scrittura creativa, quindi tecniche di narrazione, mi occupo di cinema con una collaborazione con il dizionario Morandini. Guarda, credo sia la prima volta che lo dico ufficialmente, ma da un mese e mezzo ho anche firmato un contratto con Rockerilla, che è una rivista di musica, quindi comunque si occupa di alternative rock, quindi anche una parte legata alla critica musicale. Quindi direi che tutte le arti che amo, letteratura, cinema e musica, sono ben rappresentate da quello che faccio, quindi questa cosa qua è chiaramente grande felicità, perché non si vive, abbiamo detto, di arte non si vive, però quantomeno ci si diverte a praticarla, e questo è già tanto. Vero, vero. E poi tu parli di, veramente mastichi tanti tipi di arte, quindi hai parlato dell'arte musicale, dell'arte del cinema, della settima arte, dell'arte, ovviamente, dell'arte quella suprema, quello dello scrivere e del narrare. Ma andremo avanti e parleremo veramente, entreremo proprio nell'interno proprio delle tue idee, delle tue idee creative, non solo, e parleremo anche del tuo ultimo libro, che sono appunto, si chiama Gli Eversivi. Parleremo proprio di questo e non solo. Ma come ogni ospite, anche tu hai scelto di nuovo, perché è la seconda volta che sei nostro ospite, una playlist musicale. E partiamo con un brano bellissimo dei Muse, Starlight. Perché questa canzone? Ma guarda, perché è un pezzo, io amo particolarmente, devo dire, io ecco, un'altra storia triste sto per raccontare. Anagraficamente sono nato con il rock fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, però devo dire che non mi sono mai accontentato, no, di quello che è, cioè non sono un nostalgico che rimpiange la musica dei tempi che furono, quindi grande voglia comunque di scoprire cose nuove. E devo dire che Muse sono un gruppo di primi anni, chiaramente ancora in attività, primi anni 2000, però loro hanno cominciato a muovere e a stabilire anche un pochino quelle che sono le nuove coordinate poi del rock che sarebbe arrivato nel ventennio a seguire. E questa non è la canzone più bella dei Muse, perché fa parte, in qualche modo, è un pezzo che già li consegna a una musicalità un pochino più commerciale, però è spaventosamente glamuroso come pezzo, ha una carica pazzesca, ed è un pezzo che
a me dà tanta felicità quando l'ascolto, quindi mi sembrava l'incipit perfetto. Beh, prima abbiamo iniziato con il Pearl Jam, quindi con la lista dei desideri, no? Che comunque spero che abbia anche un significato filosofico, no? come canzone. E questa invece è proprio una canzone che è carica pura e allo stesso tempo, ripeto, è spaventosamente divertente anche, quindi riesce a mantenere quel filo labile che c'è poi tra la musica, che è comunque un'arte, e per me, guardi, pur essendo uno scrittore, credo davvero che sia l'arte suprema, perché comunque ha una capacità di evocare immagini senza produrre immagini, cosa che invece, ad esempio, la letteratura e il cinema chiaramente fanno in modo molto, molto, molto differente. Però appunto questa grande capacità di produrre emozioni che ha la musica, e secondo me questo pezzo di Muse produce tante emozioni. Bene, e allora noi ce l'ascoltiamo. Con i Muse rientriamo
e parliamo degli Eversivi questa sera, puntata 14 maggio 2024. Potete ascoltarci sulle frequenze della radio SP30, sulla nostra web radio, e potete anche commentare in diretta sulla pagina Spreaker. Accedendo, vi registrate e commentate insieme a noi questa puntata. E io vado subito diretto al tema di questa puntata, gli Eversivi, perché il nostro ospite è consapevole del proprio talento di narratore, sempre alzando l'asticella di un mestiere che non va inteso come semplice amministrazione di elementi stilistici o narrativi, quanto il perfezionamento continuo di un'idea del narrare. Ecco allora che l'uscita del nuovo romanzo di Eversivi si rivela un'ottima occasione per fare quattro chiacchiere con il nostro amico Alessandro Berselli e cercare così di capire e carpire qualche segreto relativo alla sua specialissima arte. Cosa significa per te narrare? Oh, questa è proprio la domanda definitiva, no? che si fa di solito. Domandona. Io sono anche docente di tecniche della narrazione e quindi di solito è la domanda con la quale apro quelle che sono le mie lezioni, no? Quando si parla, è un'arte che si può acquisire, l'arte del narrare, è una cosa che è innata, no? Perché c'è anche un fraintendimento a volte, no? Nell'immaginario comune, se è una cosa che appunto si può imparare oppure se è una cosa invece che è un talento che uno si porta dietro da sempre. Ma guarda, io credo che la risposta stia in mezzo. Intanto ti ringrazio anche per questa bella introduzione, consapevole del proprio talento di narratore, e ti ringrazio tanto, ma credo che sia ancora un mestiere da imparare, cioè lo impari davvero, davvero sul campo. E delle volte quando io mi guardo indietro e vedo ormai questi 20 anni, io ho cominciato a scrivere il primo racconto pubblicato del 2003, quindi ormai sono il 21esimo anno della mia carriera di narratore, e mi sono interrogato spesso su quelle che devono essere comunque le dinamiche per riuscire ad ammagliare il lettore che sta dall'altra parte, no? Allora, io credo che il primo obiettivo, perché tanto sfatiamo una cosa e diciamola subito, sapere scrivere bene e sapere raccontare storie sono due cose molto diverse, no? Io credo che il primo obiettivo sia davvero quello di sapere procurare emozioni. Facendolo come? Beh, intanto bisogna chiaramente intrigare il lettore con il plot, no? Quindi poi, insomma, nel mio caso si parla di letteratura crime, quindi è fondamentale che ci sia una storia che sia in grado di accattivare chi sta dall'altra parte. Poi, seconda cosa, ma non per importanza, è far immedesimare il lettore nei personaggi, che è la cosa che fondamentalmente fa funzionare tutta la macchina, no? Cioè, se io non entro nel personaggio è molto difficile che la storia possa interessarvi. Quindi anche fare il classico, passatemi il termine, il personaggio che spacca, no? Perché comunque sia, è in questo modo che il lettore diventa poi protagonista. Io continuo a pensare che la lettura sia un gioco di ruolo dove il lettore deve entrare e deve giocare con il protagonista, assumendone in qualche modo poi anche tutti gli aspetti emotivi. E ultimo, ma non per importanza, lo stile, quindi come le storie si raccontano. Io quando faccio corsi di scrittura faccio sempre l'esempio della barzelletta, no? Cioè tutti possiamo raccontare la stessa barzelletta, quindi vuol dire che conosciamo la storia, conosciamo i personaggi, ma c'è chi la racconta bene, c'è chi la racconta male. Se la racconti bene fai ridere, se la racconti male non fai ridere. Quindi un pochino questo, no? La famosa è una combinazione di tre elementi, no? Qual è la cosa più importante? Più importante per una storia che funziona, dei personaggi nei quali immedesimarti, o uno stile che sia poi in grado di sedurre il lettore? Bisogna trovare un equilibrio tra questi tre elementi, e chiaramente è sempre una sfida non semplice, ma è quella che si deve porre lo scrittore ogni volta che ha a che fare con una storia. Giusto. Allora, parlando degli Eversivi, com'è nata l'idea di questo romanzo? Allora, gli Eversivi è nato da, come spesso capita, allora non ci sono tecniche, non c'è la risposta, anche in questo caso, dove partono le storie? Cioè, quando tu decidi comunque di avere a che fare con un romanzo, qual è la prima cosa che decidi di mettere in campo? Nel mio caso è stato, per quanto concerne gli Eversivi, i personaggi. Cioè, io volevo fare un romanzo che avesse per protagoniste 5 donne, quindi un'agenzia investigativa che si chiama non a caso Marple, quindi la citazione chiaramente nei confronti di Agatha Christie è doverosa, anche se credo che sia forse un romanzo davvero
tanto distante da quello che può essere il giallo classico, appunto, all'Agatha Christie. Quindi è un romanzo crime dove c'è un colpevole da scoprire, quindi c'è quello che gli inglesi chiamano il whodunit, no? Chi ha fatto cosa, no? Quindi devi mettere in campo tutta una serie di indizi, poi parte la sfida tra lo scrittore e il lettore per cercare di arrivare al colpevole. Però ecco, è proprio un romanzo che nasce da cinque protagonisti. Io volevo cinque donne, con Ginevra Martino, che è il deus ex machina di questa agenzia. Cinque donne, tutte e cinque molto belle, tutte e cinque molto brave, però tutte e cinque le prese con delle vite disfunzionali, perché volevo proprio che, quindi con tutte cose che funzionano poco, soprattutto per quanto riguarda la parte affettiva, per quanto riguarda quelli che sono la gestione del loro elemento esistenziale, perché volevo mandare avanti parallelamente il plot crime con quello che invece è l'aspetto, appunto, psicologico legato alle cinque protagoniste, perché spesso è così che facciamo funzionare i romanzi, non soltanto raccontando la parte action, quindi la parte relativa al giallo di cui bisogna scoprire il colpevole, ma anche lavorando su quelli che invece sono proprio la quotidianità dei personaggi che nella storia vengono messi in campo. Bellissimo. Come sono nate queste protagoniste? Allora, io l'ho letto, devo essere sincero, sono stato fortunato a leggere questo libro, l'ho detto anche privatamente, te lo dico pubblicamente, è una scrittura, quella di Alessandro Berselli, che ti, ovviamente, non ti lascia il tempo libero, perché devi assolutamente leggere tutto il libro, devi divorarlo, è una lettura che è veramente ammalia. E poi, ovviamente, come hai detto tu, il crime è anche questo, è pieno di azioni, quindi è l'azione che ti coinvolge e ti tiene veramente con questo ritmo che ti prende e ti fa, insomma, venire voglia di leggere poi la pagina successiva, il capitolo successivo e ancora fino alla fine. E poi è una storia bellissima, io ti ho fatto i complimenti in privato, te lo dico anche pubblicamente, bellissimo libro, e spero diventi una serie televisiva, perché no? Me lo auguro. Intanto mi sto commuovendo, sai che noi scrittori siamo esserini sensibili, no? Quindi ci vuole niente a farci piangere, commuovere. Cercherò, meno male che nessuno mi sta guardando, perché sennò si vedrebbe che mi sta colando il mascara in questo momento. Gli occhi, quando comunque, allora, scherzi a parte, davvero, quando lo scrittore riesce ad arrivare al lettore, è proprio l'obiettivo raggiunto, no? Un obiettivo non facile da acquisire, quindi, insomma, è chiaro che il complimento, e so che nel tuo caso non è piaggeria, perché ti conosco come un lettore attento, quindi davvero ti ringrazio molto di questa cosa. Allora, com'è nato questo romanzo? Allora, come dicevo, effettivamente è nato proprio principalmente dai protagonisti. Un po' sembra l'idea, passami questa butade che sto utilizzando anche nelle presentazioni. Volevo un pochino vendicare le Charlie Sanchez, no? L'ho pensato. Davvero, stiamo andando indietro nel tempo, quindi sì. È chiaro che sto toccando un argomento che probabilmente è a conoscenza di boomers, perché comunque parliamo di, non si chiamavano nemmeno fiction televisive, si chiamavano ancora telefilm negli anni 70. Mm-hmm. Allora. Quindi Charlie Sanchez, la prima agenzia al femminile, tutta al femminile, di cui ricordiamo nel nostro immaginario di crime stories, però in realtà serie che è stata additata come serie femminista, ma in realtà io invece credo che sia stata una delle serie più patriarcali e maschiliste della storia, perché intanto partiamo già dal nome, no? Dove c'è un genitivo sassone che definisce gli angeli di Charlie, no? Quindi già c'è comunque una figura maschile, che peraltro non si vede per tutto il telefilm, perché comunque c'è questa voce fuori campo che comunque tutto orchestra e tutto comandano, quindi ci sono tre donne esecutrici di quelli che sono i voleri di un personaggio maschile, mentre io volevo proprio fare un'agenzia dove fossero le donne a comandare. E mi piaceva l'idea, appunto, di mettere in campo, come dicevo prima, personaggi che però con tutta la loro complessità, perché un po' la cosa meravigliosa del noir da una ventina di anni a questa parte, ma probabilmente già qualcosina anche prima, però diciamo che negli ultimi 20 anni si è veramente molto perfezionato questo tipo di lavoro, è quello, appunto, di fare dei personaggi che sono degli eroi, ma anche
contemporaneamente degli anti-eroi, no? In questo caso delle anti-eroine, cioè quindi persone che possono sbagliare, persone che non hanno la risposta in tasca, quindi detective che non risolvono il caso non sbagliando mai nulla, ma procedono anche per errori, quindi delle volte anche con degli errori che sono clamorosi. Nel caso degli eversivi ci sono davvero tantissimi errori, che insomma il caso è all'apparenza molto semplice di questo romanzo, all'apparenza, c'è un padre preoccupato per le frequentazioni della figlia, quindi si palesa in agenzia Marvel, quindi quell'agenzia gestita da Ginevra Martino, e quello che all'inizio sembra un caso molto facile anche da risolvere, perché comunque sia si tratta fondamentalmente di pedinare una figlia per calmare quelle che sono le apprensioni del genitore, poi va in realtà a scoprire che era un vaso di Pandora. Mm-hmm. Quindi insomma c'è quindi le due idee di partenza erano queste. Dopodiché c'è un plot crime che si sviluppa e va avanti, ma parallelamente appunto c'è anche la vita delle protagoniste. Ecco, queste sono state un po' le cose che volevo mettere in campo fin da subito, quindi da qua si è partito, dopodiché è nato il romanzo, che sono andate, io procedo sempre con la scrittura in modo molto anche un po' anarchico, no? Quando inizio non so mai dove andrò a parare, però devo dire che mi sono veramente divertito tanto a scrivere questo romanzo. Si vede. Bene, andiamo avanti con la scaletta musicale, ne parleremo ancora degli eversivi e non parleremo solo di questo, ma entreremo anche nel dettaglio delle emozioni. Ma andiamo avanti con un brano bellissimo, io non lo conoscevo, quindi grazie Alessandro per questa nuova esperienza musicale che mi hai saputo suggerire, e che è Stray dei The Mysteries. Allora, perché questa canzone? Ma guarda, allora io intanto sono spaventosamente innamorato della cantante, Lia Tecalfi, che è veramente, credo, una delle donne più belle che io abbia mai visto, tra l'altro con una presenza scenica impressionante. Non vedo l'ora a novembre di andarla a vedere in concerto a Milano, visto che i Mystery stanno uscendo adesso con il loro secondo album. Ultimamente mi sto appassionando tantissimo a tutto quello che è il nuovo rock, quindi appunto quello che è la nuova scena alternative. Secondo me il pezzo è fantastico, perché è davvero un ritmo spaventoso. Vi invito a guardare il video, perché vero, è di una bellezza incredibile. Io credo che sarà la madre dei miei, vorrei che fosse la madre dei miei figli, anche se non so ancora se sono ancora in grado di riprodurmi per sopraggiunta età anagrafica, però davvero adesso al di là delle battute, una canzone meravigliosa. Bene, allora noi ci ascoltiamo Stray. Listen to the city before you step.
Bene, dopo aver ascoltato The Mystery, noi rientriamo con il nostro ospite Alessandro Berselli questa sera, autore e scrittore. Parliamo con lui del suo ultimo lavoro, Gli Eversivi. Allora, uno dei personaggi in rapporto all'indagine per cui vengono assunte le detective afferma: la storia è una lunga ripetizione di errori che non ci insegnano nulla. Cosa significa per te sbagliare? Allora, guarda, questo è un po' un libro sull'errore, no? Lo dicevo anche prima, mi piaceva creare dei personaggi che fossero fallaci, quindi che non fossero appunto i protagonisti che nulla sbagliano, che portano avanti l'indagine per poi arrivare alla risoluzione senza lasciarsi durante il percorso degli errori evidenti. E devo dire che in questo caso gli errori sono veramente molto tantissimi, no? Quindi è proprio un giallo che procede anche a forza di errori e anche con una alla fine con una soluzione, come chiaramente deve esserci in ogni romanzo crime, che arrivi in modo anche abbastanza casuale, no? Quindi non soltanto per il talento delle nostre cinque brave e belle investigatrici, ma anche grazie a una serie di casualità. Non sto spoilerando niente, però davvero volevo che fosse un romanzo dove ci fosse questa logica, logica mm-hmm. dell'errore, no? Quindi di solito per errore intendiamo chiaramente la definizione più semplice è fare qualcosa che non avrei dovuto fare, no? Che però in questo caso, come spesso capita poi nella vita, ma in questo romanzo si torna molto su questo concetto dell'errore, anziché trarre insegnamento dal fatto di aver fatto qualcosa che non avrei dovuto fare, le nostre belle protagoniste ripetono una serie di errori che poi vanno in qualche modo anche a toccare l'esito dell'indagine, mm-hmm. ma tutti tendiamo un pochino a fare così, no? Tendiamo a cronicizzare un po' i nostri errori, il nostro modo di muoversi, il nostro modo di fare le cose. Quindi mi piaceva appunto che fra i leitmotiv del libro ci fosse proprio anche il concetto di errore che non diventi insegnamento, ma in questo caso diventa plot narrativo, ma diventa anche un modo per non apprendere la lezione che invece l'errore dovrebbe dare. Vero. Un tuo passaggio alla fine del romanzo mi ha colpito molto. Le storie non vissute, quelle delle quali ci viene privata la possibilità di conoscerne il potenziale e i relativi sviluppi, diventano lutti inelaborabili che il nostro immaginario sublima, elevando la loro bellezza all'ennesima potenza. Puoi spiegarci questo pensiero? Guarda, ti ringrazio per questa domanda, perché effettivamente è la parte la parte filosofica, no, di questo romanzo. Io sì. Continuo a pensare, il crime ha proprio una struttura molto chiara, no? Abbiamo detto prima, ci deve essere il plot, ci deve essere moltissima psicologia dei personaggi, però può diventare anche un motivo effettivamente per ragionare su quelli che possono essere alcuni temi, no? E tra i temi che vengono trattati in questo libro c'è anche il fatto delle storie che le storie sentimentali che non vengono, ci sono alcune storie che si chiudono definitivamente e sono quelle che ci danno meno da fare, no? Quando una storia è chiusa è difficile tornare. Io lo dico sempre anche con la mia compagna, non ti devi guardare tanto dalle storie che sono state, ma quanto di quelle che potrebbero diventare, perché quando una storia è chiusa, secondo me è una pratica archiviata. Quando una storia è chiusa non è una pratica archiviata, non lo è quando questa storia rimane ancora aperta, quindi una storia che ad esempio non si è risolta, no? Una storia che non si è consumata. Per certi versi le storie più tranquillizzanti, ed anche questo è un tema che nel libro viene affrontato, perché c'è anche tutta una parte che ha a che fare, è afferente a quella che è la sfera sentimentale delle protagoniste. Le storie che si chiudono, ma in qualche modo avevano ancora qualcosa da dire, sono quelle che ti rimangono lì un po' come delle cose non elaborate. E queste sono davvero le cose più rischiose, come tutte le situazioni che lasciamo aperte. Quindi è anche un ragionare su il rapporto che abbiamo con le nostre storie sentimentali, no? Quando le abbiamo chiuse definitivamente è un certo tipo di percorso, quando lasciamo aperto ancora un po' di cose in essere possono diventare minacciose, e in questo romanzo diciamo che le storie lasciate aperte o le storie che comunque sia si chiudono in modo traumatico, e qua non posso aggiungere altro perché sennò è chiaro che si entra nella famosa area spoiler, e noi sappiamo che nel crime questa cosa non può essere fatta, diventa un po', appunto, come dicevo, un motivo di ragionamento anche ai fini dell'indagine che le cinque protagoniste si trovano a condurre. Vero. Allora andiamo avanti con le canzoni.
E anche questo è un brano veramente molto bello. On the Your Side, The Last Dinner Party. Perché questa canzone? Guarda, allora, io credo che Last Dinner Party sono un gruppo esordiente, il disco è uscito a febbraio, sono 5 ragazze, fino a pochissimi mesi fa, quindi prima che il disco uscisse, era stato anticipato da un paio di singoli. Sembrava semplicemente una proposta interessante, ma nulla di che, in realtà stanno diventando il caso musicale dell'anno, non per niente stanno anche sbancando a tutti quelli che sono i vari premi, oltre ad aver fatto una tournée sold out praticamente in tutto il mondo. Credo che non ci sia una data da qua a dicembre che non sia tutto esaurito. Io credo sia davvero forse il gruppo più geniale uscito da un bel po' di anni a questa parte, perché mescolano suoni diversissimi tra di loro, no? Quindi da una parte non so, c'è un po' di dark anni 80 che sicuramente anche in questo caso viene ripreso, ma poi con delle aperture melodiche che potrebbero essere anche gli ABBA, no? Quindi questa cosa che a me piace moltissimo della musica nuova è il mescolare generi diversi tra di loro, delle volte anche giocando tra generi alti e generi bassi, no? Questo è un disco che ha delle cose geniali dal punto di vista musicale, ma nello stesso tempo anche è spaventosamente orecchiabile, quindi non voglio usare il termine commerciale perché sembra un modo per svilire la canzone, però davvero è una canzone che accontenta e fa godere quelli che sono i palati più sofisticati della musica, ma nello stesso tempo potrebbe essere un tranquillo hit da classifica anche per chi la musica semplicemente la vive come un momento di rilassatezza, ecco, quindi senza andare a cercare significati alti. Bene, allora ascoltiamo On Your Side. I know I'm better off not looking. Thank you.
Bene, e mentre ascoltavo questo pezzo bellissimo che ci ha suggerito il nostro ospite questa sera, Alessandro Berselli, pensavo a uno spettacolo di teatro, quindi vado avanti così. E allora andiamo avanti, perché la musica, come appunto detto anche il nostro ospite questa sera, non solo promuove determinate immagini, ma ci rilascia emozioni che in qualche modo ci fanno anche pensare e riflettere su anche delle cose future, dei progetti futuri, che potrebbe rientrare tra i miei progetti futuri anche questa colonna sonora di qualche progetto teatrale. Quindi grazie Alessandro. Grazie a voi. Allora, adesso è uno spazio pubblicitario dove puoi suggerire gli eventi che ti vedono protagonista nei prossimi mesi. Bene, la famosa domanda che tutti gli scrittori temono, no? La domanda di fine presentazione, no? Tipo progetti per il futuro. Che è la domanda che tutti noi temiamo, perché spesso non sappiamo quali sono i nostri progetti per il futuro. Io, un panino con la mortadella a Bologna, dai. Allora, la mortadella, quello è come io sai che lo definisco il cibo degli dèi, ma non per campanile, semplicemente perché penso che se io sono un animalista convinto, pur non riuscendo a fare il famoso salto che porta verso il vegetarianesimo, però credo che se c'è un animale che può morire felice per tutto il bene che spande, questo è chiaramente il maiale, che con la mortadella raggiunge la sua forma più sublime, no? Perché davvero non credo che non esista nulla di più grasso e calorico della mortadella, però devo dire che effettivamente lo ritengo un pochino il cibo degli dèi. Quindi già questo come progetto per il futuro potrebbe essere tanta roba. Allora, guarda, progetti per il futuro. Io faccio sempre molta fatica quando sono in promozione con il romanzo. Per gli eversivi è uscito già da qualche mese, perché è uscito il 10 ottobre del 2023, e sono reduce da 6 mesi veramente di presentazioni serratissime, quindi ho fatto tantissime cose, partecipazioni a festival, presentazioni in location anche diverse, eventi anche non necessariamente istituzionali, quindi non soltanto le presentazioni nelle librerie, ma anche cose diverse, perché mi piacciono molto anche in contesti non istituzionali. E quindi quando sono in promozione faccio molta fatica a pensare a quello che succederà dopo. Prima tu hai detto una cosa, hai detto che questo sarebbe un romanzo che si presterebbe comunque anche a un eventuale ipotesi di fiction televisiva, che è una cosa che a tutti noi scrittori piace sempre tanto, anche se poi in realtà quando fanno le trasposizioni cinematografiche o televisive dei romanzi, gli scrittori spesso si dissociano da quello che fa il regista. Il caso più famoso è quello di Stephen King, che si dissociò dalla versione di Shining fatta da Kubrick, dicendo non ha capito il mio libro, no? Ma in realtà è proprio perché delle volte lo scrittore fa fatica, vorrebbe essere plenipotenziario della storia, ma poi la storia, quando viene messa in mano a un'arte che è completamente diversa da quella della letteratura, necessariamente deve essere modificata. E allora io mi auguro che possa diventare, perché comunque io invece sarei profondamente affascinato a vedere un linguaggio diverso trasposto rispetto a quello che ho scritto, però diciamo che sicuramente l'idea della serialità in questo romanzo c'è, non tanto un romanzo, non un sequel, però un romanzo che abbia per protagonista ancora questa agenzia. Io non mi sono mai mosso nelle serialità, però devo dire che per la prima volta mi sono trovato ad avere a che fare con dei personaggi con le quali avrei ancora voglia di avere a che fare. E quindi intanto c'è un'idea naturalmente di un romanzo che prevede ancora queste protagoniste, quindi l'agenzia Marpol alle prese con un'altra indagine, e su questa cosa ho già iniziato a lavorare già da un paio di mesi a questa parte, quindi tanto questo è il primo progetto. Poi naturalmente mandare avanti tutte le altre cose, quindi comunque il discorso legato appunto al cinema, con la critica cinematografica, con la critica musicale, perché sono comunque le mie altre due passioni. E quindi un po' l'idea è questa, sempre con molta calma, perché io sono uno scrittore bradipo, ci metto tantissimo tempo a scrivere un libro, faccio fatichissima già a fare uscire un romanzo ogni anno e mezzo, 2 anni, quindi naturalmente per il 2024 sarà un anno ancora di promozione degli eversivi, perché ho ancora tantissima voglia di andare in giro a parlarne, anche se sono già passati appunto, come dicevo prima, 7 mesi dall'uscita, e poi naturalmente appunto la stesura di quello che invece sarà il prossimo romanzo, che mi auguro possa uscire nel 2025. Bene. Allora, noi andiamo avanti con la musica, e anche qui c'è un altro brano molto particolare.
dei Young Blood, When We Die. Allora, perché questa... Perché questo... Guarda, Ian Blood è un personaggio stranissimo, perché in realtà viene da una scena che ha poco a che fare con il rock, no? Perché comunque è nato fondamentalmente come una scena che, insomma, come hip hop, comunque addirittura aveva anche davvero sonorità molto elettroniche, ma anche molto distanti dalla rock. In realtà si è rivelato essere un personaggio spaventosamente eclettico, esce periodicamente con dei singoli che... ogni singolo non c'entra assolutamente nulla con quello che ha fatto prima. Addirittura ha fatto anche una bellissima versione di Life on Mars di David Bowie, davvero con un cantato meraviglioso. E a me quello che sorprende di questo artista è davvero questa grandissima capacità, per certi versi proprio come faceva Bowie, di rimettersi sempre in discussione, no? Quindi di fare ogni canzone diventa un'esperienza nuova rispetto alle situazioni precedenti. Fa pezzi molto duri, fa pezzi molto elettronici. When We Die io trovo una canzone spaventosamente incredibile, perché è un pezzo pop nell'accezione più nobile del termine, però poi ha tutta una parte con l'autotune, addirittura un finale con l'utilizzo del Moog, che è una tastiera che non sentivo più dai tempi degli anni 70, che sembra quasi un finale, sembra quasi il finale di Lucky Man degli Emerson, Lake & Palmer, che è appunto un gruppo della scena che, insomma, quelli della mia generazione ancora ricordano. Quindi davvero una canzone che in 3 minuti mette in campo un sacco di robe diverse, e a mio avviso è una canzone davvero molto molto bella. Bene, allora noi ce l'ascoltiamo.
Bene, e rientriamo dopo aver ascoltato un altro brano scelto dal nostro ospite di questa sera, Alessandro Berselli. Siamo alla fine di questa puntata. Ti ho voluto di nuovo ospite con noi perché, vabbè, con Alessandro, dopo che l'ho avuto ospite, come anche altri ospiti della nostra radio, si è instaurato un bel rapporto, quindi noi ci sentiamo, anzi devo essere sincero, Alessandro, la pazienza con me, perché io vedo le cose, anche quelle più sciocche, le mando via WhatsApp, dico: Alessandro, ma secondo te? E quindi ci divertiamo anche in questo, ecco. Siamo arrivati quindi alla conclusione di questa bellissima puntata. Come dicevo, ti volevo veramente riavere ospite, poi è un modo anche per pubblicizzare il tuo ultimo lavoro, Liversivi, che insomma io suggerisco a tutti di leggere perché è un romanzo bellissimo. Ma come ogni ospite, tu lo sai, tu devi pensare adesso all'augurio della buonanotte, legandolo però al tuo libro, non solo al titolo, pensa proprio a tutto il libro. Io ho già in mente veramente quello che potresti dire. Però ti lascio pensare. Io non so, quindi, in questo momento, perché... No, ne abbiamo parlato anche. No, quindi non mi dai un suggerimento? No, vado prima io, poi dopo ci confrontiamo? Sì, tu pensaci, io ritornerò da te per l'augurio, allora, e soprattutto... Quindi l'augurio della buonanotte, fondamentalmente, legato al mio libro. Sai che, allora, io lo sapevo che le domande erano tutte facili fino all'ultima, poi all'ultima ti arriva la domanda difficile che invece ti destabilizza. Ah, perché tu non ricordavi questa cosa, questo passaggio non te lo ricordavi. Sai che non me la ricordavo questa cosa qua, e quindi naturalmente sono arrivato completamente impreparato. Guarda, ti lascio prepararti. Allora, okay. Ti prepari, io intanto devo dire delle cose e poi dobbiamo ascoltare anche l'ultima scelta, cioè del brano di chiusura, della sigla di chiusura. Allora, ritornerò da te tra pochissimo. Ricordo a tutti che questa diretta tra poco diventerà un podcast e potrà essere riascoltata sul sito della nostra radio, che è www.radiosp30.xyz, insieme a tutti insieme a tutte le nostre puntate, i nostri show. Allora, noi per martedì 21 maggio avremo come ospite Alan Pona e parleremo con lui dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e non solo, anche del plurilinguismo e soprattutto di inclusione scolastica. Io ritorno da te, Alessandro. Ci hai pensato? Ma guarda, allora, stavo pensando, tanto l'augurio della buonanotte, no? Io sì. ho un pessimo. Allora, io vorrei chiaramente, come tutti gli scrittori, ma credo forse come anche i comuni mortali, se comunque vogliamo mettere, non che lo scrittore non lo sia, vorrei avere tipo più tempo per leggere. Quindi vorrei davvero che il libro fosse quello che ti accompagna fino al momento del sonno, no? E il problema è che spesso questa cosa dura un tempo, un lasso di tempo che è il più delle volte abbondantemente inferiore al minuto, no? Io delle volte ho fatto una settimana molto impegnativa per quanto riguarda cose di lavoro, ma anche cose legate alla scrittura. Credo in una settimana di essere riuscito a leggere 4 pagine, di cui di solito erano sempre le stesse prime 3 righe, dopodiché per cosa fai? Cosa fa il lettore che si addormenta? No? Riprende le righe delle quali si è addormentato, cioè l'inclinazione del viso, esattamente, che vuol dire però rileggere sempre le stesse 4 righe senza mai andare avanti, che è una percezione della lettura pessima. Sarebbe come se uno guardasse tipo 35 secondi di film ogni sera per 4 mesi, no? Per arrivare alla fruizione completa dello spettacolo. Quindi allora lancio una specie di monito, no? Ma che deve essere intanto prima di tutto un insegnamento per me stesso, cioè anziché appunto far diventare la lettura il momento che ci accompagna verso il sonno, regalarsi, fossero anche 10 minuti nell'arco della serata, ma quando si è ancora svegli e vigili, per dedicare alla lettura. Così uno se lo legge, tanto mandi comunque avanti quantomeno 5-6 pagine, non 4 righe, no? I tempi di lettura più o meno 2-3 minuti per pagina, a seconda di quanto siamo veloci o meno a leggere. Quindi il consiglio è quello di dedicare comunque uno spazio anche piccolo durante la giornata, a meno che io conosco anche persone che in realtà passano le notti a leggere libri senza addormentarsi mai, un'amica insonne che legge 3 romanzi a notte perché tanto comunque è assolutamente incapace di dormire. Però intanto appunto il suggerimento è comunque la lettura farla diventare
un momento anche piccolo, breve, però fatto di attenzione, no? Quindi no, da non lasciare come ultima cosa per addormentarsi, magari facciamo altro, magari guardiamoci una, magari rispondiamo a qualche messaggio sui social, che comunque è un buonissimo modo per evocare il sonno. Quindi il è un consiglio più che una riflessione per chi comunque in questo momento sono quasi le 10, se avete intenzione di andare a letto alle 11, a mezzanotte, non so quali che sono i vostri orari, ritagliatevelo adesso finché siete vigili, 10 minuti di lettura nell'arco della giornata. Giusto, condivido. Allora, noi andiamo anche ad ascoltare il brano che chiude e conclude un po' questa puntata, e tu hai scelto un brano, anche questo io non lo conoscevo, quindi ti ringrazio per questa scelta musicale, e, dei Boy Genius, Sidnest. Sì. Perché questa canzone? Allora, è il momento del girl power, infatti non è un caso che su 6 canzoni ci siano state ben 3 canzoni comunque con una voce femminile, non è stata una cosa di par condicio, è davvero che in questo momento la musica al femminile sta vincendo, cioè le cose più interessanti che sto ascoltando sono, nel caso delle Boy Genius, addirittura una sorta di, una volta si chiamavano supergruppi, no? negli anni 70, perché sono comunque musiciste che vengono da esperienze differenti, che si sono trovate per questo progetto che a me onestamente è piaciuto molto. Hanno fatto un bell'album, anche in questo caso un bel rock quadrato, anche abbastanza semplice nelle sonorità, nulla di particolarmente innovativo, però davvero con una canzone che a mio avviso strafunziona. Quindi mi piace, visto che comunque sia la mia gli Eversivi parla di un'agenzia tutta al femminile, le Boy Genius sono un gruppo tutto al femminile, no? Quindi sono in qualche modo ho trovato questa assonanza tra le protagoniste del romanzo e appunto le cantanti di questo gruppo, che ho proprio voluto mettere come pezzo di chiusura, proprio per tributare, e non è ruffianeria, perché in Italia su 10 lettori 9 sono donne, no? Quindi mi piace vincere facile, no? quando si gioca su queste cose, però davvero è una canzone molto molto bella, e le donne in questo momento hanno tanto da dire nella musica, lo stanno facendo molto bene. Giusto. Allora, grazie Alessandro per questa puntata. Grazie a voi. Buonanotte. Un piacere. Piacere nostro. Buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti.